Allora, intanto buongiorno. Parliamo per le motivazioni. Credo che quelle non debbano mancare mai, a prescindere poi dall'obiettivo che si deve avere, perché soprattutto nel calcio, se non hai motivazioni, poi si va incontro a brutte figure. Credo che la squadra l'abbia capito, perché comunque durante l'anno ha dimostrato di avere grandi motivazioni, di voler dimostrare, di voler stupire, perché poi si era partiti anche con un po' di scetticismo. Per quanto riguarda la prima domanda, non deve essere neanche un alibi, perché abbiamo visto a Palermo che la squadra, quando ha giocato come conosce, è riuscita a fare determinate situazioni importanti. Quando poi ha iniziato a mancare la lucidità, poi abbiamo fatto un secondo tempo, secondo me, non all'altezza, perché c'erano gli spazi, abbiamo trovato comunque una squadra in difficoltà, quindi quello che mi dispiace è non essere stato lì a spronarli perché potevamo fare molto di più. È normale che non possiamo stare fisicamente al top, però ripeto, a me non piace cercare alibi perché gli alibi li cercano i perdenti. Io a me piace sempre andare avanti, valutare il momento e secondo me questa squadra poi riesce anche a capire nelle varie situazioni di gioco, quando poter accelerare, quando magari stare lì a riprendere un attimo fiato. Ma no, no, io ho sempre detto che in questo momento quello che ci dobbiamo preoccupare siamo noi stessi. Con tutto rispetto per la Paganese, credo che il Foggia debba dimostrare il vero Foggia. Se non riuscissimo a fare la nostra prestazione, credo che avremo grandi possibilità di vittoria. Poi è normale che bisogna avere rispetto degli avversari perché verranno qui a prendere quei punti per la salvezza. Però noi abbiamo un obiettivo grande che è quel piccolo sogno che comunque tutti, sia dalla città, che dai tifosi, che la squadra, che la società vuole, e noi vogliamo coltivare questo sogno e con la vittoria di domani magari metteremo un punto fermo, perché poi col Monopoli che ha le stesse partite nostre, credo non sia così tanto matematica, scusami. Quindi bisogna lottare fino alla fine e cercare poi di prendere quel posto in classifica che sarebbe opportuno per la stagione che comunque ha fatto il Foggia. Allora, intanto credo sì che sia molto diverso perché sono partite delicate che affrontare squadre che comunque hanno fatto lo stesso percorso. Invece le squadre in questo momento che rientrano nei playoff, però ho sempre detto che il Foggia non so se ci poteva arrivare, ma se ci arrivava poteva dar noia, perché noi quando poi dobbiamo fare quel tipo di partita di sofferenza, di sacrificio, noi l'abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai tirati indietro, quindi credo che la parte più difficile, secondo me, è arrivarci nei playoff. Poi il Foggia può avere le sue carte da giocarsi, non deve essere una cosa scontata che ci arrivi, ma quando se dovesse arrivarci, secondo me siamo una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Poi, insomma, è normale che tutte le partite si devono giocare, poi dipende anche dagli episodi. Ma è una giusta analisi, perché poi noi purtroppo quest'anno abbiamo avuto tanti momenti dove giocavamo sempre. E ne siamo usciti, diciamo, la partita diventava anche un allenamento, quindi è uno stimolo in più perché soprattutto per quanto riguarda i playoff devi arrivarci al massimo della condizione sia fisica che mentale, quindi quando giochi spesso le cose dovessero andare bene sia la parte fisica e mentale cresce e puoi giocarti le tue chance, quindi credo che sia bello tutte queste partite ravvicinate perché in poco tempo ti dimostrano poi quello che andrai a fare. Allora, ritrovo un po' di giocatori, ritrovo anche quelli che magari sono venuti a Palermo, che magari hanno qualche giorno di allenamento in più. Purtroppo ancora non possiamo contare su Del Prete, poi c'è Cristian che è stato squalificato, poi c'è Salvi che ha un piccolo problemino al polpaccio e c'è Morrone che stiamo valutando, quindi e a Germinio che ha un problema al ginocchio, quindi ci sono giocatori importanti per noi che sono fuori, ma sono sicuro che quelli che ho a disposizione faranno di più di quelli che magari potevano esserci per poter vincere la partita, perché alla fine quello che conta poi è la partita domani, perché per noi è fondamentale. No, io devo valutare soprattutto le esigenze della squadra, quindi anche a Palermo alla fine ci siamo messi a quattro perché Cristian è uscito, quindi
È un'ipotesi che comunque va coltivata, ci si deve lavorare. È un'ipotesi che comunque in queste partite può essere utile perché mettendo una difesa a 4 può recuperare un uomo davanti. Però non devo neanche, devo capire bene la squadra come sta, devo capire bene la squadra come può reagire a questa situazione. Perché secondo me un allenatore non si deve inventare mai nulla. Se ci sono i presupposti, deve fare, diciamo, questo piccolo azzardo, altrimenti la cosa migliore è rimanere nella semplicità delle cose e lasciare le certezze che hanno i ragazzi, perché poi alla fine ci hanno portato a dove siamo. Ne ho parlato con lei, nel senso che è giusto che io gli ho detto che mi trovo bene, però la parte principale, detto, in questo momento è il finale di stagione, perché poi dipende sempre da quello che uno dimostra. Far sì che poi si possano ripetere determinate cose. Quindi io per questo sono tranquillo, l'ho ringraziata perché comunque mi ha dato molta fiducia, quindi sono veramente contento perché magari uno lo può dare per scontato, ma quando te lo senti dire magari ti fa sempre piacere. Però credo che io gli ho detto che io sono abituato a vedere la realtà e la realtà in questo momento è acquisire quei playoff che tutti sognano. Ho sempre detto che io guardo prima in basso e poi in alto. Guardo adesso a quello che succede col Monopoli, con la Viterbese, perché sono quelle squadre che possono insidiarci i playoff. Però non è detto che poi in alto non possiamo stupire, perché poi alla fine dovremmo giocare anche con la Juve Stabia e col Catania. Quindi in questo momento, secondo me, il Foggia deve pensare a questa partita, deve essere serena e deve pensare che ogni partita deve essere una finale per vedere quello che poi il 2 maggio ci dirà. Bah, sinceramente io temo il Foggia perché il Foggia ha dimostrato che in qualunque campo se l'è giocata, a parte magari Avellino, Catania che abbiamo fatto veramente fatica, Foggia ha dimostrato che quest'anno che anche a Terni comunque si è giocata la partita, poi abbiamo perso e ci sta. Quindi credo che prima di tutto il Foggia deve pensare a se stessa e a come ci arriverà. Poi è normale che ci sono squadre che magari per il nostro modo di giocare è più facile, perché io ho sempre detto che il Teramo è un'ottima squadra, allenata benissimo da Paci, che secondo me è un ottimo allenatore. Il Palermo l'abbiamo incontrata e secondo me lì siamo stati noi non bravi a gestire la partita, perché secondo me se l'avessimo gestita meglio, saremmo riusciti a portare qualche punto a casa, se non la vittoria. Perché poi sono andato a rivedere la partita, il Palermo non è che ha fatto così tanto più di noi. E poi c'è la Casertana che nel doppio confronto comunque abbiamo battuto. Quindi in questo momento il Foggia deve pensare soltanto a se stessa e a ritrovare l'entusiasmo, a trovare quella voglia per potersi giocare le partite ovunque. Poi quello che ci capiterà, vedremo quello che succederà, perché non è detto che poi si dà per scontato una cosa piuttosto che un'altra. Che più che la questione fisica è stata più una questione, diciamo, mentale, perché abbiamo preso un gol per un errore nostro, ma al tempo stesso non abbiamo più giocato la palla come conoscevamo. Se abbiamo soltanto fatto lanci, non riuscivamo a trovare l'uomo libero, quindi secondo me non è stanchezza, quello è stanchezza più che altro mentale, non è fisica, perché il Foggia quando ha giocato, anche in altri momenti, ha sempre cercato di giocarsi la partita. Secondo me, il secondo tempo non siamo stati bravi in quello. Quindi, non è, secondo me, è troppo riduttivo dire che è la forma fisica, perché io non ho visto il Palermo molto meglio di noi. Quindi, non c'entra, secondo me, il Covid o altro. C'entra che una squadra, quando vuole una cosa, la deve e la vuole ottenere, deve far tanto. E noi, secondo me, il secondo tempo siamo stati un po' rinunciatari su quello.